e dall'immagine di uno scandaloso Edward, campione internazionale peraltro, che ha colpito, ha aggredito alle spalle Sean Figli. Andiamo al match che vedrà THOR contro FMO, match annunciato nella settimana. È sicuramente un match molto interessante, i due grandi delusi dal main event di WrestleMania 34. THOR aveva vinto anche la Rumble, ora non ha niente. FMO lo stesso, anche perso lo scorso match la scorsa settimana contro SL. Oggi però deve vincere assolutamente. Suplex diretto di THOR, che non è più per giocare. Backbreaker, niente a fare, glielo segue FMO, che riversa la manovra e glielo segue lui. È un FMO che, insomma, deve assolutamente vincere. DDT poi, frontale la sua. Ovviamente è un FMO che la scorsa settimana ha perso contro un grandissimo SL. Forse il suo più bel match di SL dal suo approdo in WWEF. FMO qui lo manda giù e poi il Boston Crab a due gambe. THOR ha una potenza negli arti inferiori veramente sovrumana, lo rialza, lo va a prendere, powerbomb in arrivo, oh mio Dio, no, THOR il bombo, mamma mia ragazzi che legnata qui di THOR, qua è finita, e poi è troppo da fermo, lo ha distrutto qui, penso che per FMO non ci sia più nulla da fare, questo THOR è incazzato nero, grandi diritti. Mamma mia ragazzi, lo stand e poi un altro leg drop e lo va a chiudere, è finito il match. 1, 2 e 3. Mamma mia ragazzi, che forza questo THOR, ha scaraventato in pochi minuti un FMO sempre più deludente. Però oggi veramente questo THOR è devastante, è stato devastante. Se fosse sempre così, mamma mia ragazzi, che match. Attenzione, che succede? Sta calando il segnale!
mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, l'apocalisse è giunto qui. Ma chi è questo essere? Cosa è questo essere? Oh mio Dio, Thor è rimasto paralizzato. Stefandrew! Hey Stefan, what did you do last week? I'm crazy! I can't understand you, man! You could have your title rematch, but after you did that thing last week, the WWF management announced the match for the number one contenders for the tag team champion. You gotta explain everything. Franco can still forgive you for your action of last week. You can be still saved. You know that. Hey Simon, I don't know what you're doing here. And you think I made a mistake, but that's my language. And you know that, you know that? I'm going to the ring to injure him. Because he's a piece of trash. He can wrestle, with or without your help. What's wrong, Simon? You are like him, a loser wrestler. I just understood one thing. You make me so sick, Stefandrew. Bah. Parole forti da parte di entrambi. You too, Simon McLoser. Questo è diventato matto, questo Stefandrew, eh. Dalla scorsa settimana questo sta diventando sempre più matto. Mamma mia ragazzi, quante emozioni, quante novità in questa grandissima puntata della WWF Rising Sun, la numero 29. E quindi Thor è stato devastato, è lui il bersaglio probabilmente principale di questo misterioso essere che da una decina di settimane continuò a fare promo, e al decimo promo è arrivato qui, dove il promo ha distrutto Thor e se n'è andato misteriosamente, non sappiamo più dove sia andato. È caduta la linea del contatto televisivo. Incredibile. Ora Stefandrew sul ring ha promesso di infortunare anche Franco Palmieri. And he's accompanied by Franco America.
certo non è uno dei migliori, lo sappiamo, però è un atleta che fa del carisma sul cavallo di battaglia. Come va trattato Stefandrew, lo andava a colpire con l'American Disaster scorsa settimana, e oggi Franco non è al meglio della condizione, è certo questa cosa. Però è anche certa un'altra cosa, che Stefandrew ha detto anche a Sam McMorton di non saper lottare. E Sam McMorton sappiamo essere uno molto orgoglioso, molto fiero di sé. E oggi è lì all'angoletto di Franco Palmieri a sostenerlo. Vedremo se sarà la lì dall'americano quest'oggi contro il suo ex campione di coppia. Mi correggo, scusatemi, ma mi sono fatto grande frenesia, ho detto il suo ex campione di coppia, ovviamente il suo ex compagno di coppia, i due sono stati campioni fino a WrestleMania, fino a due settimane fa, quando hanno perso il titolo di coppia in una ladder match, i due vincitori sono Six e David Johnson che ha conquistato anche il titolo di WWEF e che sta andando veramente forte. Subito Stefandrew qui, contact shot, questa DDT modificata, una sorta di STO al contrario, una diversa STO da parte di Stefandrew che sappiamo essere un grande lottatore. Franco può metterci il carisma e il cuore, però fino a un certo punto il Zemek morto che però lì potrebbe interferire in questo match. Niente da fare ancora, questa contact shot, ma il Zemek morto anche lì. Le sue lezioni mi hanno fatto vedere proprio da una collisione con Stefandrew. Franco però ne approfitta, facebuster, attenzione, Franco lo mette all'angolo, niente da fare, Stefandrew alla meglio, vediamo qui Franco, niente da fare, full Nelson, prova ancora queste manovre sotto missioni. Stefandrew però sappiamo essere un molto duraturo, molto resistente nel ring. Franco deve, ecco, seguire queste manovre, vanno a colpire lì sul mento, sul grugno, qua da tutte le parti. Stefandrew, attenzione, ginocchiata dritta sul volto, questa fa molto male. Qua Stefandrew, Randy Bulldog, attenzione, qui Franco è stato colpito letteralmente, devastato, però c'è ancora l'italo americano che non vuole di morte. Il Sam McMorton potrebbe essere determinante in questo match, attenzione, backbreaker e poi rush leg sul po'. Questa è un'ottima combinazione, ottima combo da parte di Stefandrew, che deve stare appunto anche Samuel McMorton. Franco però lo va a prendere, niente da fare, alla meglio ancora Stefandrew, tira negli occhi, illegale, arriva Samuel McMorton che distrae Stefandrew, attenzione, e Randy Bulldog allora.